a prenderti. Vengo a prenderti. Vedi, anche... Ciao. Come si fa con le regine? Accomodati. Capito, va. Che poltrona, salve. Ciao. Quello è il tuo trono. Oh. Sai, tutte le regine, tutti i regnanti... Vabbè, insomma, capito, va. Un po' meno anche. Un po' meno? Sì. Sono la regina perché non c'è più quella vera, io sono la regina. Poi la regina di che? Non ho fatto, è stata tutta una combinazione la mia vita. Sì, però tu sei appassionata della regina Elisabetta. Ah, fanatica. Hai un debole per lei. Ho un debole perché è una donna che ha avuto veramente di tutto, gli hanno fatto di tutto. Una rottura di scatole di parenti mai vista, eppure lei ha resistito al suo posto, con la sua dignità, ha saputo veramente vincere varie avversità. Se tu avessi uno scettro e dovessi usare, che ne so, delle formule magiche per governare il tuo regno, useresti l'ironia, useresti il rigore o la tecnica del chi se ne frega? Guarda, no, la tecnica del chi se ne frega no, non fa parte di me. Io il rigore e poi la capacità di capire. Anche perché qualche volta le persone fanno delle cose non gradite perché non capiscono. È molto difficile capire quando uno lo fa apposta perché è cattivo. Non c'è nessuno di cattivo. Sono delle persone che sbagliano tante cose. Per ignoranza. Anche per ignoranza. Allora, vediamo i tuoi sudditi, il tuo pubblico, i tuoi fan, i tuoi followers. Cosa pensano di te? Vox Populi. Ah, ecco. Mara Maionchi, si chiama Mara. Mi piace tantissimo. Mara Maionchi. Io gli darei su una... 45 anni. 68? 70? Io voglio fare un complimento, 65. Sembrerebbe emiliana dai modi in cui si esprime. Credo romana. È una produttrice discografica. Si occupa delle nuove leve, va a scoprire i talenti, eccetera, eccetera. Neck sicuro? Non ricordo se uno dei suoi beniamini fosse Tiziano Ferro. J-Ax è frutto anche di lei. È sposata con un produttore. Il marito non lo conosco. Ha una figlia femmina. A me è simpatica. Poi è una che non le manda a di, per cui mi somiglia abbastanza. È una che ha la testa sulle spalle. Te lo dico io, sa, che ci capisco. C'ha una empatia incredibile. Che faccio? Poi me ne vado, posso andare al mercato? Mannaggia a voi. Beh. Ringrazio molto per l'età, 65-66, ne ho 81 fra qualche giorno. Ad aprile? Al 22 di aprile ne faccio... Per cui, capirei, 60, a 65 anni non avevo ancora iniziato a fare la starletta. Ma alla grande, cioè, si sta divertendo, vero? Molto, mi sto divertendo anche e soprattutto sto facendo Italia's Got Talent, che mi fa molto ridere e molto apprezzare queste persone che hanno altre occupazioni, che la sera si trovano per... Beh, è piacevole, come uno intende, per cui... Che divertimento, peccato che, insomma... Il 23 finisce, pazienza, speriamo che ci sia qualche altra edizione, sperando di resistere, voglio dire. Ci mancherebbe altro. ci sta. Nella tua vita tanti giri di ruota ci sono stati, tantissimi, no? Tantissimi, sì. Quello che hai appena citato è l'ultimo, ma il primo è quando tu hai avuto l'audacia anche nel rispondere a una semplice inserzione nel giornale, era il Corriere della Sera quella volta. Sì, Corriere della Sera, che diceva cercavano segretaria per ufficio stampa di una casa discografica. Io ho scritto, ho fatto una prova e mi hanno assunto. E basta, da lì è iniziato tutto. Siccome eri brava, sei passata Ma guarda quanti capelli che avevo. Ammazza, adesso mi sono rimasti tre peli. Eri così brava che a un certo punto, insomma, te ne sei andata perché Mogol e Battisti mi hanno fortemente voluta. Sì, sono fatto l'offerta per andare a lavorare nella la loro casa discografica, che era la numero uno e che stava nascendo. E mi sono molto divertita, ho imparato molto da tutte e due, perché tutte e due sapevano fare questo mestiere molto bene, poi da Sandro Colombini, che era un discografico anche lui. È stata una bella avventura. A proposito di avventura, ascoltiamoci un attimo Lucio Battisti. Ah, sì. Posso ancora ritrovare
prova di un amore puro, puro come il tuo amore. Tu una volta hai detto che avevi molto tempo a disposizione, potevi molto stare dietro agli artisti in quel periodo. Beh, sono sempre stata. Devo dire che Lucio era particolarmente così, guidato da solo e da Giulio, avevano molta... Però mi è successo di accompagnarlo anche in televisione, però poi sai, lui ha fatto molta poca televisione, poi ha lasciato e ha deciso di fare solo le canzoni, che erano il suo grande la sua grande potenza, la sua grande storia. So che ce n'è una in particolare che ti fa tornare alla mente tante cose. Ce l'abbiamo, Elisabetta? Beh, un bellissimo ricordo, sempre molto vivo. L'altro ieri compiva gli anni, il 5 marzo, sì, ieri avrebbe compiuto gli anni. È un ricordo che non svanisce, era un personaggio molto particolare con dei ragionamenti particolari, molto forte. Si sarebbe trovato bene oggi con il suo lavoro? Sì, lui si sarebbe trovato bene sempre. Aveva cambiato, aveva anche modificato il suo lavoro, aveva fatto delle ricerche, era un uomo molto... molto dotato sotto tutti gli aspetti. C'è stato un altro incontro molto fortunato e molto bello per la musica italiana, quello con Mango. Erano sì, i primi anni 80. Fantastico, cantante superlativo, veramente una potenza di canto veramente mondiale. Poi lui non ha mai voluto spostarsi però dall'Italia, aveva avuto un aggancio con Papa Tanasio, che era il produttore degli Aphrodite Child, ma non ha voluto andare via dal suo paese, dalla sua terra, dall'Italia. Ha fatto una scelta di vita e credo che è quello che ha voluto. Però era un cantante superlativo e anche un ottimo autore di canzoni. Per lui è prodotto Oro. Io ho cominciato con Oro e poi Lei Verrà e poi tante altre canzoni, sì certo, prodotto. Ero il discografico. Riascoltiamoci Oro. La sua voce era spettacolare. Veramente, è molto, con delle sonorità che erano molto moderne allora. Molto moderne. Il certo. Mahmood, possiamo fare questo tipo di comparazione? Ma tutto quello che passa nella nostra vita ci lascia qualcosa, per cui mi sembra giusto. Nessuno copia qualcun altro, è che il mondo che si presenta si porta sempre dietro qualcosa di bello che è rimasto, per cui molto bene, importante. Mango. Figo, cioè aveva una bella presenza scenica Mango, aveva anche la presenza. Sì, aveva tutto, ma soprattutto questa voce che era figlia del cielo. Andiamo in pubblicità, sì. Ma quello che abbiamo da raccontarvi insieme a Mara Maionchi incrocerà molti destini, molte vite. Alcune appartengono veramente al nostro bagaglio musicale, sono diventate la nostra colonna sonora. Tra poco! Siamo tornati, siamo insieme a Mara Maionchi. Stavamo parlando di Mango poco fa, sì. No? Il talento è una cosa strana, il talento non può bastare chiaramente. No, nella carriera è certo che non può bastare. Se tu non la lavori il talento, non lavori per migliorare, per capire meglio, se non lavori, se non ti rendi disponibile talento, se non lo fai crescere, si esaurisce. Oggi il talento cos'è? È uguale, è sempre uguale. Anche per fare cantanti? Anche per fare, certo, senza talento. Uno deve avere un talento. Se esce qualcosa di vero, c'è. Può essere che qualcuno non lo capisca, ma questo è normale. Ma però se tu riesci ad avere un risultato, in quel momento hai prodotto talento. Nel senso che però il talento va lavorato, bisogna lavorarlo, bisogna leggere, bisogna capire, bisogna ampliare. Se no si esaurisce, si ferma, si...
si ritorna indietro invece che andare, che aprirsi al mondo. Quando ha incontrato Gianna Nannini... Mi fa molto ridere quando parlo della Nannini, perché mi ho dei ricordi vivissimi. Tu hai detto anche, io i primi due album li ho prodotti per farla sfogare. Beh sì, perché aveva questo problema della cosa, della donna, aveva tante cose, tante scuole da digerire, e ha fatto questi due dischi che ovviamente non ha. Poi l'ho messa, si è andata, ha iniziato a lavorare con Michelangelo Romano, che era il produttore di oh Madonna, vedi gli 81 come si vedono, di Venditti. È il produttore di Venditti, e la Gianna fece il primo disco serio, che era America. Lì, oltre al talento, c'era tanta voglia di arrivare. Allora, intanto c'era talento, lei aveva talento nel modo di che aveva questa timbrica molto bella, così aggressiva, aveva tanto bisogno di lavorare. Quando l'ho sentita io al pianoforte mi fece sentire una canzone che era veramente bruttina, però aveva tutta questa forza che era importante. La Gianna, ascoltiamola. Gianna. Sognare, lei si morde la bocca e si sente l'America, fammi volare, lui allunga la mano e si tocca l'America, fammi l'amore, forte sempre più forte, come fosse l'America. Rosanna, che ha avuto difficoltà all'inizio della sua carriera, perché il padre non voleva assolutamente che lei cantasse, aveva un'azienda, aveva dei figli e voleva che tutti lavorassero. La pasticceria. La pasticceria, la fabbrica di dolciumi, aveva tante cose a Siena e voleva che i figli si interessassero del lavoro. Oltretutto la Gianna era molto svelta e invece lei voleva far quello. Allora lui scrisse anche una lettera a me dove mi disse che non voleva che si chiamasse Nannini quando avrebbe preso la via del canto. Io gli dissi, guarda, lei va in comune, disconosce la paternità e dopo si chiamerà in un altro nome, per cui non è successo, lei ha cantato col nome suo di diritto. Beh, avrebbe funzionato anche la Gianna solo. Avrebbe funzionato anche la Gianna solo, sì, sicuramente sì. Grande. Che tra l'altro, appunto, proprio facendo il lavoro che il padre avrebbe voluto che lei continuasse a fare, sì, perse le falangi della mano. Sì, perché per venire a Milano e raccattare il denaro per fare il viaggio, eccetera, lei faceva l'operaio in una fabbrica del papà e nel mettere a posto confezioni di ricciarelli che andavano in forno, rimase con una mano presa da questa macchina che gli tagliò le due falangi della mano sinistra, per cui ha avuto difficoltà. Poi dopo fece questione col padre, andò a Parigi, si rifece fare le dita, che sembravano, devo dire, vere. L'unica cosa è che non avevano la sensibilità. Chiaro. Per cui non se lei nel suonare la chitarra faceva fatica, ma non aveva la sensibilità, per cui era la stessa cosa. Allora quando veniva in ufficio da me senza appuntamento mi mollava le dita sopra il tavolo, così mi faceva capire che era arrivata. Le dita erano dei mozziconi. Ma la numero uno, poi alla fine non li ha più messi. E tanti soldi. Non ha più voluto mettere cose. È arrivata, ha imparato di nuovo a far suonare la chitarra con queste due. Poi all'inizio erano dolorosi, per cui è stata. Sì, sì, è stato un personaggio che tutto quello che ha avuto se l'è guadagnato tutto, pagandolo con la fatica, con la difficoltà. Sì, sì, perché non è che all'inizio era così piacevole. Beh, rompeva gli schemi, eh. Beh, non c'è moltissimo dubbio. Era anche irriverente in quello che diceva, come lo cantava, come lo diceva, non c'è dubbio, ha fatto delle cose molto particolari, molto divertenti. Il personaggio tuttora è molto divertente e chiamiamo tantissimo, veramente, la Gianna Forever. Sì, la Gianna nazionale. Ornella Vanoni. Periodo indimenticabile, è stato il periodo più elegante della mia vita. Io non sono poi una così portata a queste, ma siccome lavoravo con l'Ornella che iniziava la carriera, aveva fatto Tristezza, aveva fatto i primi brani. Quelli più impegnati, quelli sì. Un po' più... No, un po' dopo, già sulla canzone. Tristezza, per favore, vai via, non te la ricordi. Tristezza, per favore, vai via. Non posso cantare io, questa è Mara Maionchi, eh? Sì, questa è Mara Maionchi, ragazzi.
elegantissima, una davvero. Una foto demenziale, quando pensavo di fare l'indossatrice, guarda te che testa di melone, però è divertente, pensare. E la Vanoni si vestiva molto bene e quando metteva un vestito per un po' di volte in televisione me lo passava a me, io vedevo e facevo l'elegantona, eccola Ornella. Siete io mi voglio molto bene Ornella perché è una giovane pazza. Guardiamocela un po', Ornella Vanoni. Ho sbagliato tante volte ormai e lo so già. E oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. Ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Forte, forte, forte. Lei era molto particolare. E io sono entrata quando lei è andata a Sanremo a fare La musica è finita, che era di Vindi e Nisa, e devo dire si impose molto bene. L'appuntamento è una canzone che piace tantissimo, ma se tu chiedi a Ornella Vanoni perché piace l'appuntamento, le dice non lo so, io la detesto quella canzone. Sì, non li, ma sì, e invece è stata importante nella sua vita. Ma sai, molti artisti detestano le canzoni con le quali sono partiti. Forse perché? Per ricordano la fatica di quando sono arrivati fino a lì, per cui escludono, vanno già su una cosa più sicura. Molto dopo... Arriviamo ai primi anni del 2000, hai incontrato un ragazzo... Cioè un po' prima degli anni del 2000, mi sembra che fosse 98, sì, 98. È esploso forse in quegli anni lì, sì, sì. Sì, no, ma poi ha lavorato 2 anni senza avere nessun risultato. Io non nessun... ho ancora detto il nome, ma lei è già avanti. Beh, insomma, me lo ricordo, non è impossibile dimenticarlo, voglio dire, Ferro. È impossibile. Noi abbiamo conosciuto negli anni 98 e devo dire aveva questa timbrica bellissima, una meravigliosa timbrica e una capacità di scrittura, diciamo, non ancora arrivata al senso di fare un'opera compiuta. E, per cui lavorò 2 anni, venendo a Milano tutte le settimane o due. Bravissimo, per farci sentire che cosa sta facendo di nuovo. Finché un giorno arrivò con non me lo so spiegare, capimmo che aveva capito come si struttura una canzone e da lì è iniziata la sua storia, che è stata una storia bellissima, devo dire bellissima, con l'estero, successo in tutta Europa con... vedi che non mi ricordo un cazzo. Si dice con... Intanto noi ci guardiamo Tiziano Ferro nel frattempo. No, no, di no, veramente... no, no, sì, 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 sì. 101? Eh? Non ho capito, perdono, sì, sì. Grande pezzo. Tiziano Ferro. Perdono. Se quel che fatto io però chiedo scusa. Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì rosa. Perché so come sono, infatti chiedo perdono. Se quel che fatto io però chiedo scusa. Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì rosa. On top of the pop. Bravo. Lì ha fatto su, ecco, guarda. Questa settimana la notizia è che è diventato papà. Sì, 2 bambini, una femmina e un maschio, mi sembra, sì. Auguri, Tiziano. Non sa adesso che tirare su 2 figli è peggio che fare le canzoni di successo, perché, no, ma è difficile, ma perché i figli, è molto difficile, la paternità e la maternità non sono una passeggiata, se uno lo vuol fare seriamente, per cui adesso ha un bel impegno. Ci teneva tanto, era un po' quello che diceva. Sì, ci teneva, è giusto. A proposito di bambini, c'è una canzone che so che ti muove qualcosa dentro in particolare, proprio il bimbo dentro. Ho pianto tutte le volte che la sentivo, piangevo che tutti mi guardavano pensando che fossi impazzita, che è il bimbo dentro, che secondo me ha un testo. Il bimbo dentro me, il bimbo dentro me. Sei stanca oramai di dirmelo che non ci sono più. Tu che conosci con sincera umiltà la versione integrale di me.
perché prova a ridarmi quell'assurda ironia. Bello, bello. Noi ce l'abbiamo una Mara Maionchi piccola, eh? Ce l'abbiamo pure la fotografia di Mara bambina. Ah, eccola, sì. Uguale. Stessa espressione, stesso sempre sorriso. Sempre uguale. Com'eri? Anche come testa, come? Che com'eri? Com'eri quando eri piccolino? Vivace? Ero un po' vivace. Sì. Sono sempre stata vivace, un po' non prepotente anche. Non mi pensavo di scavarmela, ma poi quando ho detto prepotente, facendo con la testa così come per dire mica tanto, mi è subito venuta la voce di dire allora no, di la verità, prepotente, sì. Però accondiscendente, cioè però quando poi uno mi faceva notare che ero stata prepotente, dicevo di sì. E già questo è una buona via d'uscita. Me l'hanno detto sempre tanti, anche le mie figlie mi dicono che sono prepotente, però poi mi consolano e mi consolo. Io mi consolo molti. Come? Quando vado a letto prima faccio tutte le colpe, poi in fondo dico, però io quella cosa lì così e poi quell'altra, mi perdono, vado a letto e dormo serena perché mi sono perdonata. Forte. È una buona tecnica. No, è una buona tecnica, è una cosa rassicurante. Cos'è da dirmi dei prossimi due artisti che prima voglio fare ascoltare e far vedere? Purtroppo non ci sono più entrambi, ma stiamo parlando di due numeri uno, Battiato e Dalla. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di... Guarda come sono tranquilla io, se attraverso il bosco con l'aiuto del buon Dio, stando sempre attenta al lupo, attenti al lupo, attenti al lupo. Senza Dalla. Devo dire, Battiato è un uomo straordinario, un uomo colto, un uomo, un ricercatore, un uomo che cercava la vita e il cielo ed è secondo me riuscito nella mia conoscenza a fare un legame fra queste due situazioni. Lui era un uomo molto formidabile, un uomo speciale. Speciale come mai, ma poi anche le canzoni quando è diventato popolare, che prima faceva delle cose più complesse, è diventato popolare ma non ha mai dimenticato la sua natura, è sempre stato particolarissimo, con una ricerca di situazioni, di paesaggi molto, molto belli, sempre uguali, sempre lui. Devo dire veramente, se dovessi pensare a un angelo penserei che lui, un po' terra e un po' cielo. Che bello, bello. Dalla invece bravo, cantante e musicista di grande livello, insomma ragazzi non si inventa, di grandi successi non li inventi mai, c'è sempre qualcosa di studiato, di attenzione, anche Dalla faceva delle cose più complesse, che non è che erano brutte, ma erano più complesse e la gente molte volte fervorata nella propria vita non ha tempo di approfondire, quindi ha cercato, ma quando si è sciolto è diventato, come lo si dice, sembra una brutta parola, ma popolare è una cosa formidabile invece, sì. Perché arrivi a tutti, anche all'ultimo sconosciuto, è diventato formidabile non perdendo mai questa grande classe che aveva. Comunque abbiamo parlato di tutte persone dalla grandissima personalità, sì. Certo, se no perché... Perché dovrebbe senza grandi personalità fai cose di media personalità, è giusto, è così. Mi piaceva dirlo perché molte volte i ragazzi pensano che basti il talento o basti soltanto costruire una buona immagine di sé. No. Ma no, ma l'immagine viene dopo. Prima c'è anche Battiato quando ballava così faceva sorridere, ma lui era credibile comunque perché quello che diceva era credibile.
Per cui non basta la scena, la messa in scena, i vestiti. Sì, i vestiti va bene, ma anche quando Renato Zero si travestiva, però poi di sotto c'erano delle canzoni formidabili. Per cui nulla può essere, non c'è una cosa sola, ce ne sono tante. Ognuno deve trovare la sua, deve trovare. Per cui non è che succede che una mattina ti svegli e hai l'illuminazione. Non è così. Chiaro. Per me... C'è un altro grandissimo artista che però adesso ti vuole dire anche delle cose, perché sì, ti conosce molto bene, avete condiviso veramente un pezzo di strada molto molto lungo insieme, è lui. Chi l'è? Ciao amore, allora ascolta bene, noi siamo la coppia più bella del mondo, non per imitare qualcuno, perché noi siamo fortissimi, i miei anni con te sono stati e sono formidabili. Vorrei anche citare Vecchioni, formidabili quegli anni. Questi sono i nostri anni, gli anni, e ancora per citare un altro testo, i migliori anni della nostra vita. Sei una donna speciale, sei una donna meravigliosa, mi piace cucinare per te, mi piace prendermi cura di te, mi piace vivere con te. Io, guarda, sinceramente, più di così non saprei cosa dirti. Ciao! Era imbriaco quando ha detto queste cose. No, ma è vero, siamo stati... Sai, all'inizio, quando Salerno cominciò a farmi la corte, io ero molto perplessa, perché c'ha 10 anni meno di me. Per cui dicevo, sai, io ne avevo 35, lui ne aveva 26, veramente mi sembrava una roba... Poi, a differenza di mesi, siamo di 10 anni. Insomma, non mi sembrava una cosa proprio giusta, eccetera, eccetera. Poi mia madre mi disse un giorno, scusa, ma a te cosa te ne importa se sei più vecchia? Peggio per lui, cosa se ne frega? E mia madre mi illuminò questa possibilità. Poi infatti pensai che il matrimonio, se dura, dura per altre situazioni, al di là dell'età, E infatti ci siamo sposati, dove io sono molto più giovane di lui, perché io sono molto più attiva di lui. Lui è molto più, sta sempre a casa. Io esco più volte da sola che con lui, perché non ha voglia, perché non... Per cui, voglio dire, alla fine è lui che ne ha 10 di più. Ti faccio una domanda banalissima. Sì, prego. Ma se tu potessi rinascere, lo risposeresti? Sì, penso di sì. Beh, non so, però se trovo qualcun altro non si sa mai, voglio dire. A proposito, visto insomma che lei l'ho conosciuta anch'io, la persona che sta per dirti queste cose, e mi permette di aprire un capitolo della tua vita e di farti una domanda precisa che altrimenti non avrei fatto, ma grazie a lei posso fartela. Prima ascoltiamo il suo messaggio. Ciao mamma, ti mando questo messaggio per dirti che sono molto contenta che tu sia la mia mamma. Ho da chiederti un favore. Piantala di preoccuparti per me e per tutti. Piantala di chiamarmi 1 milione di volte al giorno, va bene? Ti amo tanto e ti voglio bene. Baci. E beh, come si fa? Come si fa a non preoccuparsi dei figli, sapere come stanno, cosa fanno, il lavoro, la famiglia, il marito, i bambini? Io mi preoccupo molto. Infatti le chiamo sempre con loro grande disapprovazione il mattino e la sera, come prima di andare. E beh, insomma, a me non me ne importa niente se a loro dà fastidio, io lo faccio e basta, perché serve a me. Io sono egoista, devo dire, sotto questo aspetto. Però, insomma, non è che dico non chiamo perché poverina gli dà fastidio. E se gli dà fastidio, pazienza. Vedi che qui viene fuori la bambina prepotente. Io però mi piace, mi dà un senso di pace. Per cui lo faccio. Che cos'è che ti fa più paura? Beh, devo dire, i primi anni della mia vita la morte. Adesso forse che mi sto abituando, visto che vado a passi decisi in cui confronto, un po' meno. Mi fa paura la malattia, mi fa paura il fatto di non essere contenti, il fatto di avere dei problemi familiari, e poi la malattia, non c'è dubbio. C'è stato un momento in cui però tu la malattia l'hai vinta.
Beh, l'ho vinta, devo dire che l'ha vinta, forse l'ho vinta, speriamo che l'abbia vinta, perché qui non si sa mai, ma devo dire, era il 1900, avevo 73 anni che mi hanno diagnosticato un cancro al seno e quindi io veramente ho avuto paura. Poi il medico che mi curava e che mi ha poi operato mi dava molta fiducia, per cui l'ho superato abbastanza bene. Adesso sono passati 7 anni, è stato il 7 gennaio del 15, e insomma spero va tutto bene, per cui speriamo. Peraltro che sia il gioco risolto dell'età, quei 2 anni, no? Che no, quello avevano... è stato un sogno che ho fatto tanti anni fa, che eravamo in un grande salone, c'era un signore seduto a un tavolo, io mi sono avvicinata e lui ha scritto su un foglio 36, che avevo gli anni che avevo, più 31, che faceva 67. Questo 67 mi è sempre rimasto impresso, prima di, ovviamente, prima di arrivarci. Poi nel 67 è successo che ho iniziato a fare la televisione, e poi a 67 anni, scusa, non la data, a 67 anni, e poi dopo qualche anno sono andata a fare una visita da questo medico che poi mi ha curato, e lui sul mio Mara Maionchi anni ha scritto 67. E io ho detto, perché? Io non ho mica 70 anni. Gli ho telefonato e ho detto, ma ti sei sbagliato? Lui mi ha detto, no, non mi ricordo. Per cui è stato, domani vengo, ho fatto la visita e abbiamo trovato l'amico Fritz, il quale poi è stato asportato qualche mese dopo. Un piccolo segnale del cielo? Chissà, sai, nella vita ci possono essere talmente tanti segnali che alcune volte non raccogliamo, alcune volte invece raccogliamo fortunatamente. Chissà di chi è il messaggio. Con l'età sei diventata più fragile o invece hai scoperto una forza nuova? Quando diventando anziana è brutta, anziana è brutta, vecchia. Non l'ho mai detto. Anche perché 81 anni, ragazzi, uno è vecchio, uno questo dire cose. Sì, dicevi se sono diventata più forte. Con l'età vuol dire tante cose. Beh, passando con l'età, piano piano poi pensi alle cose reali che devono succedere, al bene, al male, al star bene, a star bene la famiglia, eccetera, che prima prendi con molta più leggerezza. Adesso io e mio marito litighiamo in santa pace, nel senso che sappiamo che dopo facciamo pace, invece, ma anzi non facciamo neanche pace, come se non fosse accaduto, chi se ne frega. Mentre all'inizio dici, ah, non mi capisce, sai, tutte queste cose che fanno parte un po' dell'età, però, la gioventù. Allora, io parlo adesso alla bambina che è dentro di te, sì, per citare la canzone di Tiziano Ferro, e anche però alla donna che ha questa passione incredibile per la regina Elisabetta. Ti abbiamo preparato un regalo, vieni con me vicino alla ruota. Apriamo la ruota! Vieni, vieni, Mara! Vieni! Aspetta, eccoci. Ah, vuoi fare la foto? Quella te la farò. Ah, questo è un omaggio, grazie, di A Ruota Libera per la tua collezione. Grazie, di... sì, sì. Regina Elisabetta. Beh, ma povera, veramente è stata una grande regina. Io non so veramente l'Inghilterra cosa farà quando lei non ci sarà più. Ne parleremo insieme quando sarà il momento. Va grazie bene. Di essere stata con grazie noi. Grazie a voi, ciao, grazie, grazie. La nostra regina Mara Maionchi.